Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Oggi ci sentiamo un pochino a disagio a parlare di IMU e di tassazione alle persone oneste che lavorano e in questo momento si fanno un mazzo per riuscire a sopravvivere, non a guadagnare, a sopravvivere. Tutti gli attori coinvolti nella vicenda IMU stanno duramente criticando l'operato del governo, i cittadini, i comuni, le associazioni di categoria, i proprietari degli immobili e gli affittuari. IMU, TARE, STARI, TASI, TRISE e ora IUC. Tutte tasse vessatorie spacciate come locali che hanno impoverito famiglie e messo in ginocchio imprese create dal governo Monti ma rilanciate sotto finti nomi da questo governo con un duplice scopo. Primo, ingrassare le casse ingorde dello Stato centrale. Secondo, attribuire la responsabilità dell'inasprimento della pressione fiscale agli enti locali e dunque al federalismo fiscale. Un vero e proprio inganno che la Lega denuncia. Altro che attenzione agli investimenti, alla messa in sicurezza del territorio, al lavoro, alle imprese, al taglio della spesa pubblica. Troviamo invece tanti, troppi stanziamenti spot che vanno a finanziare interventi chiamati elegantemente microsettoriali, ma che noi barbari della Lega chiamiamo marchette. I nostri sindaci, i nostri amministratori locali oggi non sanno più come far quadrare i loro bilanci, ma questa maggioranza senza vergogna difende chi sperpera e penalizza, chi ha ben gestito le risorse pubbliche. Una situazione complessiva, drammatica, a cui questo governo non ha posto rimedio, anzi con le sue politiche di aumento della pressione fiscale non ha fatto null'altro che aumentare la situazione di disagio e in modo particolare nei confronti delle imprese. Ah, noi siamo per l'abolizione completa, ovviamente, per quanto riguarda l'abitazione principale. I motivi sono tanti, principalmente il fatto che noi riteniamo l'abitazione principale un diritto. Il secondo motivo è la coerenza che da sempre dimostriamo in riferimento all'abolizione che avevamo fatto noi sull'ICI quando eravamo al governo. E il terzo motivo, dati confermati dall'Agenzia delle Entrate ultimamente, che il catasto al nord funziona, al sud no, per cui quella è un'imposta che paghiamo solo noi al nord. Informati bene, scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano, in edicola e online lapadania.net.